C'è un sistema innovativo quest'anno per prenotarsi agli spettacoli. Parliamo, è opportuno specificarlo, dei posti a sedere, perché poi sul Prato, per quanto riguarda Colle Maggio in Piazza Duomo, sarà possibile anche stare in piedi. Perché è venuta questa idea e come si svolgerà, diciamo, la prenotazione e tutto l'iter? Allora, intanto per motivi di sicurezza, anche per contingentare appunto l'area dell'evento, ma soprattutto per dare un servizio in più ai cittadini, insomma ai turisti che vengono in città. Il sito sarà attivo da oggi all'1 per potersi prenotare per l'evento di domani sera fino alle 18 di domani sera. Ogni giorno ci saranno ovviamente delle indicazioni precise, quindi se si va sul link che sarà scritto appunto sul sito della Perdonanza troverete tutte le informazioni. Ci sono 1500 posti prenotabili sia per i tre eventi previsti al Prato di Colle Maggio: il 23, quindi domani sera, la cerimonia d'apertura della Perdonanza, il 25 il concerto di Riccardo Cocciante e il 29 il concerto di Francesco De Gregori, e altri 1500 posti prenotabili per la sera del 24 agosto con il musical Jesus Christ Superstar. Sul Prato di Colle Maggio sarà possibile l'accesso al varco per altre 6500 persone in piedi, quindi normalmente le persone sarebbero arrivate dalle 3 del pomeriggio per prendere il posto, invece così abbiamo voluto dare comunque un'agevolazione a chi, diciamo, anche più tecnologico o più anziano. Ovviamente ci saranno i posti riservati ai disabili, quindi insomma abbiamo pensato un po' a tutte le esigenze. Per tutti coloro invece che a livello tecnologico non sono in grado di poter linkare a questo sito e poter stampare il biglietto, abbiamo offerto 2 punti come supporto appunto del Comitato Perdonanza, quindi l'ufficio Perdonanza, che è qui a Palazzo Fibbioni, sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17 e la persona che si occuperà delle prenotazioni dedicata è Diego Del Vecchio. L'Infopoint invece fa un orario assolutamente straordinario e ringrazio il Centro Turistico del Gran Sasso per questa ottima gestione dell'Infopoint, quindi l'amministratore delegato Dino Pignatelli e tutti i suoi dipendenti, e in primis Catiuscia Biasini, che si occuperà di queste prenotazioni. L'orario di apertura dell'Infopoint, quindi orario continuato, sarà dalle 8 e mezza del pomeriggio alle 20:30 di sera, tutti i giorni, sabato e domenica e festivi compresi. Per i bambini, quindi da 0 a 6 anni, non devono prenotarsi, ma prenderanno il posto a sedere, quindi in braccio al genitore e al suo accompagnatore. Per i minorenni non accompagnati invece, accompagnati che non hanno un documento di identità e che quindi non sanno registrarsi sul sito, potranno venire ed essere registrati con il loro genitore.